modo importante che sia proprio una rete di giovani che si vede nelle ore nelle quali si sta facendo il governo per combattere, non per far finta che non sia accaduto nulla perché hanno vinto altri, ma per combattere, per non gettare la spugna. Questo è un grande segnale di speranza che soprattutto ci dice che bisogna e si può lavorare per il futuro dell'Italia. Rigenerazione Italia è un progetto e una rete che mette al centro i giovani per dare una risposta ai populismi e costruire una nuova visione per l'Italia e per l'Europa. Oggi, in 12 tavoli tematici, elaboreremo delle proposte di innovazioni che presenteremo in Parlamento e da lì partiremo nei territori attraverso degli eventi e delle unità in ogni comune italiano. Cosa la spaventa, se possiamo usare questo termine, di questo nuovo governo che si sta per formare? Ma io credo che questo processo vada assolutamente rispettato, deve dispiegarsi, però vedo tante contraddizioni e purtroppo quando si parla della cosa pubblica le contraddizioni di qualcuno le pagano i cittadini, quindi bisogna vigilare, bisognerà denunciare, ma bisogna soprattutto offrire delle alternative credibili, altrimenti non si ricostruirà mai la ferita che c'è e c'è stata tra questo paese e il pensiero dei democratici. Ho paura che un'Italia senza Europa diventi vittima di grandi potenze economiche come la Russia, come la Cina, come i capitali del petrolio. Quello è il vero attentato alla sovranità italiana. Io penso che il Partito Democratico ha un senso se saprà rimettersi in sintonia con le paure degli italiani, ma dandogli una risposta.